di profondo cordoglio alle famiglie delle vittime della tragedia in Marmolada. Sono queste le notizie che vorresti non arrivassero mai e che ci interrogano sul dove stiamo andando, sulla sicurezza ambientale, i mutamenti climatici e anche sulla necessità di un pizzico di prudenza in più. È questa una conferenza stampa che prova a ragionare di politica, temi, suggestioni, pensiero strutturato, futuro. I giovani, le loro ansie, le loro attese, i sogni di vita e di futuro, il principale stimolo che anima la mia azione politica e parlamentare. I giovani laureati, i giovani imprenditori, i giovani artisti, ricercatori, inventori, innovatori, l'universo di una generazione che prova a costruirsi un destino comune, incrociandolo con la vicenda europea. Un giovane che vive in una piccola realtà calabrese deve avere le stesse opportunità di un giovane che vive a Berlino. Nei lavori del Forum Nazionale dei Giovani Europei di qualche settimana fa è stata messa in evidenza la necessità, che poi si è trasformata in certezza, l'Europa continentale, il sogno e nello stesso tempo la richiesta, l'indicazione, la strada da fare segnata dai nostri giovani. Una generazione Europa che spinge dal basso, sollecita, urla, una comunità politica europea. Io mi sento dentro questa storia e con i giovani di Generazione Europa, il mio think tank, tutti i giorni mi confronto su questi temi ed oggi mi faccio da portavoce di queste necessità e aspirazioni e di un chiaro impegno politico nel partito che meglio di tutti prova a costruire con questa generazione un ponte italiano ed europeo. Sono fermamente convinta che solo una cultura politica profondamente riformista e liberal popolare sia in grado di offrire risposte complesse ad un mondo complesso. L'azione del presidente Draghi, il metodo di lavoro, la rapidità di scelta dimostrata con il PNRR, il viatico migliore da offrire ai giovani come modello. Gli enormi risultati raggiunti dal presidente Draghi in materia di PNRR, i 45 obiettivi sono stati raggiunti nel primo semestre del 2022 ed un assegno di 24 miliardi di euro in arrivo, il dato vero sul quale riflettere. Infatti il governo, attraverso il MEF, ha inviato alla Commissione europea la richiesta del pagamento della seconda rata dei fondi del PNRR, del valore complessivo di 24,1 miliardi di euro, di cui 11,5 miliardi di contributi a fondo perduto e 12,6 miliardi di prestiti. Oltre 30 miliardi messi a disposizione dalle famiglie per le famiglie e per le imprese, per sostenerle in questo particolare momento di disagio, anche dal punto di vista energetico. Tra gli obiettivi raggiunti, quello sulla scuola. Gli obiettivi principali, sanità, scuola, cultura, digitalizzazione. Un tema a me molto caro, la sanità territoriale. Firmati accordi tra Ministero della Salute e Regioni che definiscono requisiti per la nuova assistenza, con riorganizzazione di medicina territoriale, case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali. L'obiettivo del 2026 è di avere queste strutture interconnesse, tecnologicamente attrezzate, completamente operative. Oltre il 2026 gli strumenti di telemedicina dovranno consentire di fornire assistenza ad almeno 800.000 over 65 in assistenza domiciliare. L'azione autenticamente riformista e liberale lanciata da Italia Viva in totale sinergia con Mario Draghi, un ulteriore elemento a vantaggio dei nostri giovani. La stagione delle riforme è sempre più necessaria ed il lavoro fatto nelle commissioni parlamentari da Italia Viva ci consente di non partire dall'anno zero. Molto è stato fatto e moltissimo resta ancora da fare ed io mi sento motivata ed impegnata anche da questo punto di vista. L'Europa è la nostra sfida più grande, il sogno di scrivere un'immensa pagina di storia, la seconda fase che i nostri padri costituenti avevano già avviato. Renew Europe rappresenta la sfida delle sfide che toccherà proprio a Generazione Europa, una comunità politica continentale europea in grado di andare oltre i confini burocratici dell'UE attuale. In questo ragionamento è centrale il Trattato del Quirinale e soprattutto il documento politico elaborato da Macron sulla Grande Europa. Una sfida tutta culturale da far tremare le vene ai polsi perché chiede a tutti noi di abbandonare certezze per navigare in mare aperto. Una sfida europea che richiama la centralità mediterranea e quindi una nuova visione geopolitica, coraggiosa e nello stesso tempo inclusiva
perché basa la sua forza sulla ricchezza interrazziale, multietnicità di una visione a colori del mondo. Un salto in avanti, dove la cittadinanza non italiana, ma europea, dovrebbe essere un fatto acquisito. Una realtà dove la libertà, le libertà individuali, la giustizia giusta non rappresentano inutili divisioni ideologiche. Fiscalità europea, difesa comune, politiche energetiche ed industriali condivise, solo per fare qualche esempio. La sfida politica di Italia Viva, proiettata in Renew Europe, è la sfida di una generazione europea e quindi anche la mia. Grazie.